L'Europa del calcio parla solamente inglese. L'Inghilterra ha monopolizzato le finali di Champions League ed Europa League, con Liverpool e Tottenham che si contenderanno il trofeo dalle grandi orecchie e Arsenal e Chelsea che si affronteranno per alzare al cielo la vecchia Coppa UEFA. Alla faccia della Brexit e di chi dal vecchio continente vuole scappar via. Altro che accordi con Bruxelles e Juncker. Quest'anno, almeno nel calcio, nell'Europa, le regole le detta solo il Regno Unito. Un plan storico, quattro squadre dello stesso paese a contendersi, i due trofei per club più importanti, non era mai accaduto fino ad ora. Merito certamente di stadi meravigliosi, di un campionato spettacolare, competitivo e appassionante, merito ovviamente degli investimenti miliardari che arrivano oltre Manica, dalla Russia e dai paesi arabi, fiumi di sterline che hanno reso la Premier League il campionato più ricco d'Europa. Merito anche del demerito degli altri, soprattutto delle squadre spagnole, quest'anno uscite anzitempo da due competizioni che le hanno viste sempre protagoniste negli ultimi 15 anni. Londra docet in Europa League. Il 29 maggio a Baku, in Azerbaigian, nel primo atto di questa epica tutta inglese, saranno due le squadre della metropoli sul Tamigi a sfidarsi per il titolo. Chelsea e Arsenal, i Blues dell'italianissimo Maurizio Sarri e i Gunners dell'allenatore spagnolo Emery. Due giorni più tardi a Madrid l'atto finale, il trofeo più prestigioso del mondo, la Champions League. Se la contenderanno Liverpool e Tottenham, due multinazionali guidate anche loro da allenatori stranieri.